A 50.000 like, ogni gol che subirò mangerò una patatina. Con quali guanti? Con questi che c'ho su. Ragazzi e ragazzi, bentornati e benvenuti sul mio canale. Quest'oggi andiamo a fare un video veramente piccante. Attenzione, piccante, perché andremo a provare la patatina più piccante al mondo. Tanto è arrivata, ve la faccio vedere. Guardate qua che spettacolo. Hot Chip Challenge. Questa c'è scritto pure qua dietro, vediamo se si vede. Due tra i peperoncini più piccanti al mondo. Non sono patatine così tanto per. Comunque ne approfitto anche per dirvi di iscrivervi al canale Road to 300.000. Mi raccomando, iscrivetevi tutti quanti, attivate la campanellina così rimarrete sempre connessi, sempre puntuali, vi arriverà la notifica per guardare i video. In più condividete il video anche con i vostri amici e tutti quanti, tipo con l'ospite che ci sarà quest'oggi, tanto l'avete già capito dalla copertina e dal titolo, Moreno sempre vero, che è qui con noi, il bomber della nazionale cantante, anche il freestyler più freestyler del mondo. Vieni bro. Allora fate. Hola. Guarda, ti dico solo guarda perché è già caldo. Sei già caldo. Intanto ringraziamo Riccardo Dose che mi ha fatto, Riccardo Dose e Dadda che mi hanno fatto venire questa idea di fare questa challenge. Però noi andremo a fare una cosa in più, che non è solo assaggiare e vedere come reagisci tu, perché io non l'assaggerò oggi, ma a 10.000 like faremo una goalkeeper battle con un portiere e chi perderà dovrà mangiarla. Magari perderò perché comunque si perde nella vita, giusto? E dovrò assaggiare anch'io questa cosa qui. A 10.000 like facciamo uscire questa super sfida. Però bro, facciamo una challenge di tiri, quando ne sbagli 5 di fila ti toccherà assaggiarla, poi potrai continuare tutto quanto. Si dice, almeno dal video di Dosi di Dadda, hanno usato il latte. Noi non usiamo il latte perché siamo duri, usiamo il latte, l'acqua. Sì, il latte. Noi usiamo l'acqua. Ho preso 3 bottigliette per te, bastano o non bastano? Speriamo di essere una, me la sono anche già un po' messa nei capelli. Caduto. Ha cagato l'uccello sulla mano. Porta fortuna, sarà un video fortunato. Saranno più o meno 1000 tiri, noi facciamo a caso 1000 tiri, amore. Sbaglierai 5 tiri su 1000. Spero di no. Oppure no. Proviamo intanto, sicuramente. Proviamo solo ad aprirla, anzi non apriamo niente. No spoiler. No spoiler. Posso lanciare un hashtag per oggi, hashtag, che mi sembra hashtag. Invece che come volo oggi è come fuoco. Come fuoco. Hashtag come fuoco nei commenti. Iscrivetevi al canale e partiamo subito con la sfida. Facciamo un sacco di tiri con il rimbalzo. Ti metto il pallone, stop, tiro al volo, tutto quello che vuoi. E noi andiamo in porta. Iscrivetevi al canale e come volo. Tutto questo per farmi sbagliare 5 tiri e farmi mangiare la patatina. Prima di continuare con il video volevo ringraziare FC Maglia che mi ha inviato, non FC Maglia, mamma FC Maglia che mi ha inviato la maglietta del Milan di Ibrahimovic, no, di GK, sempre di GK. Qui abbiamo la maglietta di Sergei GK del Manchester City, magliette stupende, potete personalizzarle e in più vi ricordo che con il codice GK avrete il 10% di sconto sul vostro ordine. Per maggiori informazioni link in descrizione e come volo andiamo avanti con il video. Partiamo con la sfida, voglio partire con questi tiri abbastanza particolari, rinvio, top e calcio. Di dov'è questa patatina? Sono curioso. Cos'è? Messicana? Americana? Provavo a prendere del tempo. E siamo a uno. Non ci credo. Ritorni a uno, sbagliato. Due! Che f***o! Sei a due? Tre! C'hai capito? Sta facendo di tutto per mettermi in difficoltà. Bello questo. Torni a zero. Bello! Peccato! Come fuoco! Vuoi fartela mangiare subito sta patatina? Fammi impegnare adesso. Ci sono. Vuole, uno. Che brivido, piede debole. Dai, vieni, vieni, vieni. Che bravo, che bravo. Come volo! Che bravo. Che bravo. Ne mancano due. Come ne mancano due? Questo è il secondo. No, questo è il terzo. Porca miseria, addirittura. Sapevo. Dai, vieni uno contro uno. Dai, importante.
bravo, due tempi, non si è fatto distrarre. Ora si impegna. Ragazzi, Moreno, da quello che stiamo vedendo, non ha assolutamente voglia di mangiare la patatina. Però adesso fatemi prendere un attimo le energie del campo. Bilone, non mi fa assaggiare, Bilone. Bilone, non mi fa assaggiare. Adesso è arrivato il momento di fargli assaggiare la patatina. No, Bilone. Blocca, blocca. Blocca, blocca. Oh, che forte. L'ho detto. Che forte. Oh! Una bella sfida però per gli amici a casa. Ah, bravo. Dai, dai. Questo è due, eh. No, te la sistemi e calci dove vuoi. Sei impagliato, tre, amore. Qualche tiro lo devo fare anche fuori. No, che gusto c'è. Siamo sempre a zero, gli diciamo zero. Non la assaggiamo mai, sta patatina. Dai, oh! Quattro! Raga, manca l'ultimo, che tensione! Senza Teo! Calma! Quella me la dà di merda! Sento le papille gustative calde! Calde quanto? Molto! Hot, very hot! Molto quanto? Very caldo! Proviamoci! Se sbagli è arrivato il momento di assaggiare! Assaggia! Vai, Bilone! No! Bilone! Blocca, 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 blocca! Signori, si torna a zero, un gran momento. Guarda lì. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, pazzesco. Guardate il poi. Mi è spaccato le gambe, oh. Vediamo se è intatto il telefono. Oh! Ma sì, è erba. Sì, sta pure riprendendo. Ciao. Aspetta che mo devo sistemare. Oh, stavo pure parlando alla telecamera. Stavo per dire, dai, dai, siamo a due. Non bisogna mollare. Vabbè, dai, ci siamo. Sei bella. Come l'ha parata? Che bravo. 4. È importante questo, è arrivato il momento. Si assaggia o non si assaggia? Vai! Quando dici te l'ho incastrata lì? A due, amore, eh. Importante. Pronto, Sergei? Guarda, appena fatto un tiro verso la tua porta, dovrebbe essere arrivato. 4. Pronto, ma è ancora morenito? È sempre lui, lo ritelefonato, era occupato. Oh, basta. 1. Ting. Guarda lì. Non ci credo! Fermo, immobile, l'aveva capita! Due! Oh, che bravo! Tre! Quattro! Bella palla, mi ha dato! Ci voglio credere, da. Bella vaffanbagna. Ma non mi sono neanche tuffato, ragazzi. Figurati se fa gol di sinistro. Bravo. 1. 2. Bello! Ma che ci siamo, forse. Piccino, ti aveva creduto. Bella questa. 1. Il tango. 2. Sono uno che tira insidioso. 1. Bravo, posso dire bravo? Qui
questa qua immagino che poi sarà una di quelle parate che nel video ci andremo a riguardare a rallentatore. E come volo? Che bravo! 3 e la tiene giù. 3-4 eh? Sì! Che palle imbarazzante. Tutto bravo, è stato bravo. Quest'ultimo giro è stato proprio bravo. Oh, è arrivato il momento. Che stanchezza però. Allora ragazzi, andiamo a leggere un attimo cosa c'è scritto. Chip di tortiglia di mais con un alto contenuto di Carolina Reaper. Scorpion, due tra i peperoncini più piccanti al mondo. Allora, dose per 100 grammi, energia 472 kcal. Proteine 6,6 grammi, carboidrati 64 grammi, grassi 20 grammi, sale 0,9. Ingredienti, farina di mais 79%, olio di semi di girasole, peperoncino Carolina Reaper, scorpione Trinidad Moruga, conservarlo in un luogo asciutto lontano da fonti di calore, mi sembra che oggi di sole non ce ne sia. Prodotto non è destinato a bambini, donne in gravidanza e in allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini e evitare il consumo se si è allergici alla capsaicina. Che l'è? O se hanno problemi di salute in generale, soprattutto problemi gastrointestinali, quelli che abbiamo avuto noi prima di venire al campo, che siamo passati dal bagno. Durante la challenge consigliamo vivamente di utilizzare i guanti protettivi inclusi nella confezione in caso di difficoltà respiratorie di lunga durata dopo il consumo. Si chieda consulta ad un'assistenza medica. Il consumo è a tuo rischio, valuta attentamente se puoi davvero accettare questa challenge. Moreno, e lo chiamo ai ragazzi, accetti questa challenge? Devo? Assolutamente sì, anche se avessi detto di no devi mangiare. Infatti. Allora, è a forma di bara. Beh. Quindi questo cosa può dire? Che ti spero che la capsaicina non mi uccida. Prima. Allora. Che assaggi la patatina. La rima qua. Any last words? Le ultime parole? Capsaicina. Allora, qui abbiamo un hot chip challenge. Grazie. Gira, cosa c'è? Niente. È un adesivo, me lo tengo per sapere. Ah, codice sconto 10%, lo facciamo vedere ai ragazzi. Ok, fate lo screenshot così ve lo ricordate. Poi abbiamo... Riposa in pace. Riposa in pace. Guantino, facciamo vedere il guantino. Il guantino. E poi abbiamo guanto. Una gift card di un altro coupon, credo. E lo facciamo vedere ai ragazzi. Questo è per Amazon. Si vede? Sì. Ok, senti la consistenza senza spaccarla. Allora, devi aprirla e devi prenderla con le mani, con il guanto, prendila con il guanto. Vado, fai vedere un attimo il colore ai ragazzi. È come il guanto. È come il guanto. Sembra quasi il muschio. Fai sentire l'odore? Si sente? C'è già solo l'odore e lacrima negli occhi. Sì. Allora, Moreno, io ti dico di aspettare un attimo qua, che voglio cominciare a pigliare le bottigliette d'acqua, che non si sa mai. Sì, vi vorrei dire qualcosa ma non vi so dire che cosa. Colore, mai visto una patatina del genere. Secondo me è ricoperta di diverse tipologie di, però Moreno, di piccante. Ma io sono tuo amico, voglio aiutarti. La mangi anche tu? La mangio anch'io. Chi l'avrebbe mai detto? Vedi, già mi è venuto il sorriso perché mi sentivo un per po' per il conto, questo è per il conto. Cioè, ho tirato da solo oggi. Adesso devo andare via da solo perché Sergei poi rimane al campo sempre per darvi nuovi contenuti. Road to 300.000. Però assaggerà con me la patatina, perché comunque Sergei è un altro che assaggia e non blocca. A 50.000 like, ogni gol che subirò mangerò una patatina. Con quali guanti? Con questi che c'ho su. Ci siamo, unboxing. Ci siamo? Tutta la mangi? Alla sì, goccia? Sì, devi masticare. Ci siamo? 3. Aspetta, mi sembra di vedere tipo rame, sai, quelle sì, cose. Sì, è palesemente un filo di rame. No, fai giù paura. 3, 2, 1. 1. Mi è salito... Mi è salita tutta la polvere in bocca. Mi sto ancora masticando. Mi sta lacrimando già gli occhi. No, la lingua. Porca fuoco. Guardate gli occhi, raga. Oh, mi venga da vomitare. Non riesco a dire niente. Mi è venuto anche il singhiozzo. Si guarisce da questa cosa? Non lo so. Non tira quel latte, ma avuto la brillante idea di non comprarlo. Perché l'ho fatto?
non deve entrare aria in bocca, sennò è... alla fine. Stai lacrimando? Sì. Provo a vedere se a mangiare. Addirittura Moreno vomito. Continuo a curarmi anche il naso, scusate. Non so neanche perché l'ho fatto. All'inizio video ho detto che non l'avrei fatto. Scusate, ma ragazzi, quando mi entra l'aria in bocca è la fine. Devo andare in bagno.